questo cuore apriamo a te. Può rispondere in molti modi diversi, ma dipende da chi mi ascolta. Ad esempio, un abitante della mia parrocchia direbbe che sono il suo parroco, la mia mamma direbbe che sono il suo figlio, un eventuale fratello direbbe che sono suo fratello, mio zio che sono suo nipote. Eppure sono sempre io. Così lo Spirito Santo è uno solo, ma può avere tanti nomi. Primo nome, spirito di consiglio. Che cosa devo fare della mia vita? Qual è il motivo per cui sono stato creato? Qual è la volontà di Dio per me oggi? È lo spirito di consiglio che vive in me, che me lo dice. Spirito di sapienza. La sapienza ci permette di vedere la realtà in profondità. Vi faccio un esempio. Un ragazzo conosce una ragazza. Non gli piace, anzi la giudica bruttina, un po' noiosa, niente di particolare. Poi un giorno se ne innamora e diventa di una bellezza originale, particolarissima. Ne conosce le sofferenze, ne conosce il modo di pensare e la trova speciale. Che cosa è cambiato? È venuto in lui l'amore di Dio e il suo modo di vedere quella ragazza è cambiato. Così, quando abbiamo in noi lo spirito di sapienza, quella realtà che ci sembrava insipida acquista sapore. Tutto il mondo lo vediamo in un modo diverso. Lo vediamo con gli occhi di Dio. Ecco ciò che accade a chi ha lo spirito di sapienza. Terzo, spirito di fortezza. Chi ha lo Spirito Santo, o spirito di fortezza, può combattere contro le tentazioni. Il cristiano è un pesce salmone. Il pesce salmone, a differenza di tutti gli altri pesci, sale la corrente. Il cristiano deve salire la corrente. È già una fatica di per sé andare in salita e non in discesa, ma è ancora peggio quando tutto il mondo ti va nella direzione opposta. Seguire Gesù spesso vuol dire risalire la corrente. Senza lo spirito di fortezza non ne siamo capaci. Senza lo spirito di fortezza la forza del mare, la forza del fiume, la forza dell'acqua ci riporterebbe a valle immediatamente. Grazie Padre, perché tuo figlio Gesù ci ha donato lo Spirito Santo, spirito di fortezza. Spirito Santo o spirito di intelletto. Lo spirito di intelletto è molto utile, anzi fondamentale, perché senza di lui la scrittura non mi parla. Senza di lui le verità della fede non mi sono comprensibili. Lo spirito di intelletto illumina la mia mente e rende viva la parola e rende comprensibili le verità della fede. Particolarmente utile dunque, perché senza il gusto della scrittura la mia vita non è bella. Ma anche perché viviamo in un contesto culturale che mette in dubbio anche le verità più banali e senza lo spirito di intelletto rischiamo di smarrire la via. Spirito di pietà, o Spirito Santo ovviamente. Per capire questo titolo dato allo Spirito dobbiamo ben capire la parola pietà. Pietà non sta per poverino, lo spirito di pietà non è lo spirito di commiserazione. Per capire cosa si intende per pietà, possiamo guardare le espressioni che ci sono nel nostro vocabolario,
del tipo la pietà popolare. Per pietà popolare noi intendiamo le devozioni della gente, la devozione del popolo, il modo di pregare del popolo popolare. Ecco, la pietà è la preghiera, la pietà è il nostro rapporto intimo con Dio. Lo spirito di pietà è quello spirito che eleva il mio animo e lo innalza Dio. Diceva il mio rettore in seminario, ogni volta che andate a pregare non siete voi averlo scelto, è lo Spirito Santo che vi ci ha portato in preghiera. Nessuno può pregare se non c'è lo Spirito in lui che lo congiunge a Dio, lui che è lo Spirito stesso di Dio. Quindi quanto è utile lo spirito di pietà, senza il quale non posso pregare. Spirito Santo, spirito del timore di Dio. Anche qui usciamo dagli errori linguistici. Timore uguale paura, non è questo. Timore è sinonimo di rispetto. Io, ad esempio, per farvi capire, ho timore di mio padre, del mio babbo, che si chiama Pier Giorgio. Ma non ne ho paura, assolutamente. Ma cosa vuol dire che ne ho timore? Che anche quando sbaglia, e nella sua vita gli è capitato perché è un uomo, io non mi sono mai sognato di dirgli porco Pier Giorgio, o quel maiale di Pier Giorgio, o Pier Giorgio sei un qualcos'altro. Perché ho timore di lui, cioè un amore filiale. Così con Dio. Avere il santo timore di Dio, avere lo spirito di timore dentro di noi, fa sì che noi ci approcciamo al Dio come un padre, con spirito filiale, e mai poi mai lo offenderemo. Quindi veramente chiediamo la grazia del santo timore di Dio, dello spirito di timore. Spirito di scienza. Oggi viviamo in un contesto culturale in cui scienza e fede ci vogliono far credere che sono disgiunte. Lo spirito di scienza ci aiuta a comprendere invece che ogni volta che noi ricerchiamo le leggi della natura e dell'uomo, in realtà stiamo indagando su Dio. E la nostra ricerca diviene preghiera, la nostra ricerca diviene conoscenza di Dio, studio di Dio, meditazione. Vieni, spirito di scienza, vieni a farci comprendere che nulla di ciò che è nel creato come legge e nell'uomo sono contro il Dio che crediamo. Fratelli e sorelle carissime, domandatevi quale titolo dello Spirito Santo oggi vorreste invocare su di voi. E magari condividete su questo. Magari anche quale titolo dello Spirito Santo avete bisogno che viva in voi durante quest'estate, tempo speciale di evangelizzazione e di riposo che si sta aprendo davanti a noi. Cari fratelli, ci vediamo il 4 giugno a San Pio alle ore 21, tutti quanti, cellule di Cesane, cellule parrocchiali di San Giustino e anche di nuove cellule di San Pio, perché almeno una volta l'anno vogliamo vederci tutti insieme, che sia veramente un luogo dove siamo tutti, sarebbe veramente bello fare questo grande abbraccio tra di noi e dirci buona evangelizzazione per questa santa estate. Ciao ciao!